Consigliere Romeo, oggi si parla di riforme istituzionali, lei sostiene, parlando del disegno di legge Delrio sulle province, che non svuota solo le province ma anche una parte delle regioni, perché? Intanto diciamo che il disegno di legge Delrio non cancella le province, cancella la democrazia che c'è nelle province, perché comunque restano enti di secondo livello, quindi manterranno il loro personale e manterranno i costi che hanno oggi. In secondo luogo, ovviamente, ricordiamo che oltre con l'istituzione delle città metropolitane, alcune funzioni proprie delle regioni vengono tolte alle regioni stesse e date alle città metropolitane. Questo senza andare in modifica dalla Costituzione. Questo è un vero attacco nei confronti di quelle che sono le funzioni e le attribuzioni che sono proprie oggi delle regioni. E oggi si parla di riforme, riordino dell'autonomia, l'ha elaborato proprio il testo finale in pratica, però sostiene anche che sia necessario parlare più di riforme costituzionali che istituzionali, per quale motivo? Allora sì, ho in parte contribuito con una proposta molto ricca che è stata utilizzata per poi costruirci sopra la proposta che approveremo oggi in aula. Perché riforme costituzionali? Perché le riforme istituzionali non bastano più, questo è il punto. Cioè da troppi anni stiamo parlando in questo paese e abbastanza impropriamente di riforme istituzionali, quando è solo mettendo le mani nella Costituzione che si determinano dei cambiamenti istituzionali. Ecco perché bisogna parlare più propriamente di riforme costituzionali che determinano poi il cambiamento delle istituzioni. Un'ultima domanda, dal documento oggi il Senato come dovrebbe essere in pratica costituito? Allora, innanzitutto il modello deve essere quello del Bundesrat, vale a dire una rappresentanza dei territori proporzionale al numero di abitanti, quindi una rappresentanza delle regioni più che dei comuni, come vuole l'attuale Presidente del Consiglio incaricato. Questo è il primo punto. Secondo punto, che è un punto qualificante del tema del Senato e delle regioni, è il numero. Tutti parlano di un numero tra i 150 e i 200. Io ricordo sempre, l'ho ricordato anche prima in aula, che il Bundesrat tedesco funziona con 69 deputati. Quindi si può fare una Camera tranquillamente a 80 deputati a costi zero, perché se gli 80 deputati sono dei consiglieri regionali, sono già pagati alla radice dalle regioni di provenienza. Il documento di oggi rappresenta una proposta politica, a mio modo di vedere, straordinaria, perché è condivisa da tutti i partiti di maggioranza, e se questa condivisione che c'è oggi sul testo venisse sempre mantenuta anche quando gli attuali partiti di maggioranza si raffrontano in Parlamento, probabilmente le riforme le faremo veramente, perché dentro questo documento c'è scritto che è necessario fare il Senato federale, come dicevo, rappresentato però dalle regioni, che è necessario riconoscere alle regioni che hanno costi standard più bassi e capacità di produrre PIL elevato un adeguato residuo fiscale, come avevamo previsto nel nostro programma elettorale, almeno del 75%. Traduco per il cittadino: è necessario che alla Regione Lombardia restino almeno il 75% delle tasse. In questo documento noi abbiamo scritto che vogliamo che i nostri enti locali siano mantenuti e che venga data alla Regione la possibilità di definire l'ordinamento degli enti locali e le modalità elettive degli enti locali. Noi siamo per l'elezione diretta degli amministratori, non per un'elezione indiretta che di fatto è un'elezione scelta dai partiti. Il disegno di legge Delrio, che è in discussione al Senato, introduce una norma che porterà alla paralisi di quel che rimane delle province, non le elimina le province, le porta alla paralisi, le consegna in mano ai partiti. È una truffa da questo punto di vista. Ha ragione Grillo quando dice a Renzi che non elimina le province ma che le consegna ai partiti, perché oggi gli amministratori sono eletti dai cittadini, domani col disegno di legge Delrio gli amministratori delle province non verranno scelti dai cittadini ma dai partiti. Noi siamo, in questo documento lo diciamo, per l'elezione diretta, siamo per poter scegliere noi quanti e quali province, o chiamiamole come vogliamo, enti di area vasta, dovremmo avere, con quali competenze. Lo decideremo noi e ce ne assumeremo la responsabilità.